Ciao a tutti e bentornati alle pillole del Tao. In questo video parliamo dell'importanza della colonna vertebrale, del corretto funzionamento di tutto l'organismo che dipende dalla colonna vertebrale, che è composta da 33 o 34 vertebre alternate a dischi invertebrali di forma e dimensioni diverse secondo la posizione che occupano. Quelle lombari e sacrali sono le più grosse per fornire una base stabile di distribuzione del peso. La colonna è caratterizzata da quattro curve fisiologiche di grande importanza, con funzione ammortizzatrice e di protezione per il midollo spinale, il cervello e gli altri organi vitali. La colonna vertebrale è uno dei centri principali che salgono dalla terra e attraversano il centro sessuale, raggiungono altri centri della parte superiore del corpo. I taoisti sostengono che la chi si raccoglie nelle articolazioni tra le vertebre. Inoltre considerano la colonna vertebrale come il maggior contenitore di midollo dell'organismo. Le ossa sono yang, i nervi sono yin. Quando esercitiamo e rilassiamo la spina dorsale, stimolando mentalmente i nervi, generiamo una corrente elettrica che circola intensamente durante la pratica. Una volta che la chi si muove lungo la colonna vertebrale, la sua salute e quella del cervello migliorano enormemente, poiché le energie assorbite vengono trasformati in forza vitale. Tenendo la schiena rilassata, propriamente in linea con le spalle e i fianchi, si aiutano a prevenire i blocchi energetici oppure ad eliminarli. Più si è rilassati, e più facilmente l'energia circola all'interno del corpo umano. In questa diapositiva vediamo il collegamento che c'è tra i nervi delle vertebre e gli organi vitali. Gli esercizi della respirazione della colonna vertebrale aiutano a rilassare la schiena e attivano la pompa cranica e dell'osso sacro, oltre alle ghiandole surrenali e il timo. La respirazione della colonna vertebrale aiuta anche a rilassare i muscoli della schiena, in modo che possiate rimanere comodi anche quando sedete per periodi molto lunghi. Può essere fatto in piedi o stando seduti. Se lo fate da seduti, trovate una sedia comoda e rilassatevi, tenendo la schiena ben dritta e senza toccare lo schienale. Consigli per gli uomini. Se lo fate rimanendo seduti, usate appunto, come abbiamo detto, una schiena con lo schienale dritto e sedetevi vicino al bordo, in modo che i testicoli rimangano fuori dal bordo. Se non state comodi, potete sedervi un po' più indietro. Indossate possibilmente vestiti larghi, in modo che i genitali non siano schiacciati, per far sì che l'energia maschile possa circolare senza incontrare alcun ostacolo. Le donne, anche voi, sedetevi comodamente senza toccare lo schienale della sedia. Indossate sempre vestiti larghi in modo che non si verifichi una distruzione al perineo e l'energia possa scorrere liberamente attraverso di esso. Se preferite invece stare seduti sul pavimento, usate un cuscino alto per far sì che la circolazione delle gambe non venga ostacolata troppo. Quindi iniziamo il nostro esercizio iniziando espirando e rilassandoci. Quindi. Poi
Inspiriamo gentilmente, piegando indietro l'osso sacro e la testa, inarcando la schiena e spingendo in fuori l'addome e il torace. Quando inspirate, si attivano le ghiande surrenali e il timo. Allo stesso tempo tirate indietro le spalle e le mani chiuse a pugno e cercate di far avvicinare le scapole mentre spingete il collo indietro e stringete leggermente i denti, così come si vede nella figura. Facendo questo esercizio si attiva la pompa craniale. Rimanete in questa posizione e contraete i muscoli. Quando piegate l'osso sacro, attivate la pompa sacrale e fate esercitare i nervi. Qui vediamo alcune funzioni che vengono stimolate con questo esercizio. Il timo, che è la principale ghiandola del sistema immunitario e svolge un ruolo fondamentale nel processo di rigiovanimento. Espandendo e contraendo la cassa toracica e le scapole si aiuta ad attivare il timo. La pompa craniale viene attivata quando si spinge il collo nelle spalle e si stringono leggermente i denti. Mentre piegando l'osso sacro in avanti e indietro, aiuta ad attivare la pompa sacrale e tiene in allenamento i nervi. Ora passiamo alla seconda posizione, quindi espirate e spingete in avanti l'osso sacro e la testa, curvando anche le spalle allo stesso tempo. Portate in avanti i gomiti e avvicinate le braccia e le mani chiuse al torace, quasi toccando lo sterno con il mento. Non contraete i muscoli e rilassatevi. Se lo fate da seduti, l'esercizio è uguale, quindi se potete ripetere l'esercizio stando seduti, ispirando, portando la testa indietro e l'osso sacro, inarcate la schiena e spingete fuori l'addome, portando indietro le spalle e le braccia. Poi espirate, mentre vi piegate in avanti, sollevate le spalle e portate le braccia di fronte a voi. Continuate ad inarcare la schiena. Quando inspirate e piegate in avanti, quando espirate ripetete questo esercizio per 9, 18 o 36 volte. Ora vediamo come eseguire la pulizia del midollo vertebrale. Riposatevi e sorridete a tutta la spina dorsale. Respirate la nebbia bianca del terzo occhio, una luce dorata attraverso la colotta cranica e una luce blu della pianta di piedi per aiutare a pulire il midollo. Sentite formicolare la spina dorsale e le sue estremità nervose che vengono stimolate e ricaricate da una chi di voltaggio superiore. Sentite circolare la corrente elettrica. Quando respirate energia in questa regione e la chi che entra nelle ossa, siate consapevoli dell'osso sacro, della pompa cranica e delle ghiande surrenali e del timo. Sentite rilassarsi e riscaldare e di iniziare a vibrare. E anche questa pillola del Tao è terminata, quindi non resta che esercitarsi e al prossimo video.